state? Noi stiamo bene, ma adesso proprio ci mancate. Purtroppo in questi giorni non possiamo andare all'asilo, ma noi non vogliamo certo perdere il filo. E anche se non ci possiamo abbracciare, possiamo vederci e parlare. Vi arriveranno spesso i nostri saluti e qualche idea divertente per giocare a casa allegramente. Mi raccomando, in questi giorni leggete, cantate e giocate. Noi vi mandiamo un bacio grande e siamo sicure che andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Visto che a me piace giocare e mi occupo di gioco, ho pensato di consigliare tre semplici giochi da fare con carta e penna. Allora, il primo gioco si chiama Acchiappa la mosca. Praticamente si inizia con un foglio, che può essere un foglio bianco o un foglio di quaderno, e si piega a metà. Il primo giocatore disegna una mosca nella sua metà campo. Dopodiché piega il foglio in modo tale che la mosca si nasconda sotto il foglio. A questo punto, l'altro giocatore con la penna dovrà cercare di disegnare un cerchio sulla parte bianca del foglio per cercare di catturare la mosca che sta sotto. Ricalcate bene in modo tale che il segno della penna passi anche sul foglio di sotto. E poi si riapre il foglio e si guarda. Avvicinandosi, si riesce a vedere se l'altro giocatore è riuscito a catturare la mosca oppure no. Ciao bambini, come state? Mi mancate tantissimo e allora ho pensato di raccontarvi una storia, una delle nostre preferite, i tre piccoli gufi. C'era una volta tre piccoli gufi, Sara, Bruno e Tobia. Vivevano in un buco dentro il tronco di un albero con mamma gufa. Issa, issa, issa la vela, gira, gira, gira il timone, butta, butta, butta la rete, tirala, tirala, tirala su, imprigionato in un angolino, era rimasto un rosso pesciolino che per protesta di casa era scappato perché qualcuno lo aveva brontolato. Ciao bambini, come state? Vi ricordate di noi? Io sono la vostra educatrice Matilde. Ciao Ciao! bambini, io sono Lele. Ciao bambini, sono Mirka. State tranquilli che anche se non ci vediamo da tanti giorni, noi vi pensiamo sempre. Ci mancate tanto, ma state tranquilli, ci vediamo presto.